Allora, questa soluzione Samsung permette l'invio di un job di stampa su una multifunzione, però questo job non viene stampato nell'immediato perché in un pool di dispositivi di stampanti l'utente deve avere la possibilità di ritirare il job nel momento in cui gli serve e soprattutto ha la possibilità di ritirare la stampa su uno qualunque dei multifunzione che sono presenti nella rete. Nel nostro esempio abbiamo preso il documento in PDF che vogliamo stampare su una stampante target che in realtà sarà la stampante che trattiene il documento a bordo del proprio hard disk e fin tanto che l'utente non si va a autenticare sul dispositivo non lo rilascia, ma la particolarità è che l'autenticazione la possiamo fare anche su uno qualunque degli altri dispositivi della rete. Quest'ultimo dispositivo su cui facciamo l'autenticazione andrà a richiedere alla stampante che trattiene fisicamente il documento di rilasciarlo e quindi consente all'utente di ritirarlo di fatto dove vuole. Quindi noi selezioniamo la stampante, lasciamo le impostazioni di default, quindi una pagina, stampa su un solo lato e lo mandiamo in stampa. A questo punto il documento ha abbandonato il PC ed è andato ad accodarsi su questa stampante dove l'accesso è regolato da delle credenziali user ID e password che l'utente, ogni singolo utente deve fornire in modo tale che ognuno è in grado di accedere poi ai dispositivi in maniera protetta ma soprattutto alla propria area dei documenti sul dispositivo. Quindi noi abbiamo scelto di mettere user ID e password, ma volendo, per semplificare la vita agli utenti, si possono anche impostare dei PIN. Una volta autenticato ho accesso effettivamente alle funzionalità della stampa e sotto il nome dell'applicazione che stiamo usando in questo caso, si chiama SecuTrueLite 2, abbiamo accesso alla lista dei documenti che sono accodati qui. Io posso selezionare tra i documenti in coda quelli o quello che mi serve stampare, posso anche selezionare di mantenere in coda i lavori stampati, quindi questo documento lo posso stampare adesso ma istruisco la stampante per trattenerselo per eventuali utilizzi successivi e a questo punto seleziono il tasto stampa e il documento mi viene prodotto localmente, quindi di fatto io ho lanciato il job di stampa in un dato momento ma ho prelevato questo documento nel momento in cui effettivamente mi serve, soprattutto sulla stampante che ho deciso io. E questo è il documento. Giusto per far vedere cosa succede su una stampante remota, che è quest'altra, rifaccio la stessa autenticazione che ho fatto prima, quindi entro con le mie credenziali e a questo punto riaccedendo all'applicazione di prima, andiamo a prendere qua, era sul desktop, la torniamo indietro, non l'avevo vista, eccola qui, andando a selezionare la lista dei lavori remoti, questa stampante va a interrogare le altre stampanti presenti in rete e va a ripropormi la stessa lista dei job che io ho accodato. In questo caso una particolarità, questo simbolo di warning di fianco al nome del file mi dice attenzione perché il documento che tu hai stampato prima era a colori, in questo caso siamo su una stampante bianco e nero, quindi mi dà un warning, mi dice sì, puoi stamparlo ma ovviamente il risultato sarà una stampa in bianco e nero. Quindi questa è un po' una soluzione diciamo molto semplice, adatta soprattutto al mercato SMB, quindi le aziende medio piccole dove magari ci sono alcuni dispositivi ma non un numero elevato, dove però è possibile gestire per tutti gli utenti dell'ufficio l'accesso sicuro ai dispositivi e soprattutto la possibilità di avere una stampa che segue l'utente ovunque esso si sposti all'interno dell'ufficio. Perché voi siete più geniali di me.